Un nuovo progetto sperimentale, Le Aquile, che vedrà l'impiego di droni per monitorare l'ambiente, lo ha lanciato l'ARTA Abruzzo, con l'obiettivo di potenziare il servizio di controllo, monitoraggio e vigilanza in ambito ambientale. Il distretto pilota è quello dell'Aquila. L'impiego di droni permetterà di acquisire informazioni strategiche e controllare discariche abusive, scariche lungo il corso dei fiumi, mappatura dell'erosione della costa, controllo tetti e impianti di capannoni industriali, ma anche per la termografia delle aree interessate, una tecnica che permette di rilevare differenze di temperatura anomale. Il drone consente all'operatore la massima sicurezza e gli permette di acquisire il campione d'aria richiesto per le analisi di laboratorio. Uno stormo di droni che verranno sapientemente pilotati dai nostri tecnici specializzati per verificare sul territorio abruzzese l'esistenza di discariche abusive, sversamenti e comunque per agire tempestivamente sui luoghi di pericolo. Penso ai numerosi incendi che, ahimè, l'estate turbano il nostro vivere tranquillo perché sono fonti di emissioni in atmosfera e altre problematiche. Un sistema quindi moderno ed efficace in dotazione all'ARTA Abruzzo per poter al meglio svolgere il suo compito istituzionale. In questo periodo di Covid una squadra con due operatori sarà in grado anche con il drone dotato di termocamera digitale di misurare la temperatura di passanti. La flotta dell'ARTA è stabile, il progetto sarà sviluppato sempre di più. Il direttore tecnico è Massimo Giusti, il responsabile tecnico Mosè Molinara. Il risultato finale sarà pure la creazione di mappe ricche di dati e informazioni esportabili e indispensabili per lo studio delle problematiche trattate. È ormai una dotazione fissa dell'ARTA Abruzzo, al pari della nostra motonave, al pari dei nostri mezzi mobili. Le prime fasi sperimentali ci sono già state, a breve ci sarà una nuova sperimentazione nel Vastese, nel sud dell'Abruzzo, e cercheremo di aumentare sempre di più il numero dei droni e di acquisire sempre nuove e maggiori professionalità, perché la conduzione di questi veicoli aerei richiede apposite autorizzazioni e direi una patente di volo a tutti gli effetti.